a Correggio, in provincia di Bologna, hanno inventato, sviluppato e già da un po' iniziato a produrre batterie al sale, un prodotto completamente naturale, completamente riciclabile e che avesse anche il principio di reperibilità dei materiali in Italia, made in Italy, e che non sia pericoloso per l'essere umano. Cioè, sai cos'è che fa un po' strano? Perché tutti noi quando pensiamo a una batteria, pensiamo alla batteria classica, una serie di materiali complicati anche dal punto di vista di smaltimento. Tutto il materiale della batteria è completamente riciclabile, può essere tranquillamente portato in discarica, che i componenti non sono pericolosi. Per assurdo, la apriamo, la getti in ambiente e non fa nulla. Questa qui è la batteria al sale. Assolutamente sì. All'interno troviamo sale, come lo trovi nel barattolo che hai in cucina. Semplicemente scaldando il sale si scioglie, diventa liquido. In questo modo lui riesce a caricare e immagazzinare energia. Funziona esattamente come una batteria tradizionale. Uguale. Eh sì. Un cubotto del genere quanto tiene? 10 kWh. Che è tanto, mi sembra. È giusto per una casa come la mia, come la tua. Non so a voi, ma a noi sembra fantascienza. Cioè, è davvero possibile rinunciare al litio, al cobalto e ad altre terre rare che peraltro si trovano solo in qualche zona del pianeta grazie del semplicissimo sale da cucina? Dai, ci sarà qualche sfiga, altrimenti le useremmo tutti, no? Normalmente per accumulare 10 kW con una batteria tradizionale quanto deve essere grande? Siamo intorno a 50x50x30. Stessi kilowatt in una batteria al sale? 50x50x30. Quanto dura nel tempo? Abbiamo sistemi che sono 20 anni che funzionano a 100% di funzionamento. Cioè non cala nemmeno l'efficienza? No. Abbiamo studi anche che hanno dimostrato che man mano che funziona aumenta un po' la sua resa. Non ti prendo in giro, è la verità. Una vostra batteria al sale quanto costa di più? Circa un 20%. Ma questo perché è una tecnologia più costosa? No, è una questione di numeri. Questo vuol dire che se voi ne produceste milioni anziché centinaia scenderebbe anche il prezzo al pubblico? Sì, costerebbero uguali. Cioè hanno la stessa grandezza delle batterie al litio, sono completamente riciclabili, non diminuiscono la loro capacità di accumulo come invece succede a qualsiasi altra batteria, perché basta pensare ai telefonini che dopo un po' si scaricano subito, e se venissero prodotte in larga scala costerebbero esattamente come le batterie tradizionali. In aggiunta il sistema non ha problemi dall'infiammabilità, esplosioni, quindi siamo a zero pensieri. Anche per questo che stanno puntando a farne un modello adatto alle vetture. Abbiamo un prototipo di batteria che nell'arco di 24 mesi potrà essere montata sulle automobili. Automobile? Sì. Tra l'altro vanno benissimo anche per le fabbriche. Questi qui sono i vostri accumulatori. E alimentano l'azienda. Loro, tra pannelli fotovoltaici e batterie al sale, sono quasi totalmente autosufficienti. La crisi energetica per noi non esiste. Noi, finché dipenderemo da qualcun altro, avremo sempre delle crisi energetiche. Noi dobbiamo cambiare sistema, perché è la sesta crisi energetica in 50 anni. Quindi forse non ha più senso dire che in ogni caso abbiamo bisogno delle grandi centrali, come quelle nucleari o a gas, per dare continuità energetica. Il futuro c'è già, è che sono ancora pochi quelli che riescono a vederlo.